nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. E con vera gioia che accogliamo questa nostra fraternità Gesù Continente, il sacerdote Don Daniele Ferminò, che tra l'altro è viceparroco di questa porzione di popolo santo di Dio che è in Santa Teresa di Riva, nelle due comunità, quella del Carmelo e quella della Sacra Famiglia, insieme a Padre Gerri. Insieme agli altri sacerdoti, ecco, anche Padre Daniele, è stato invitato per presiedere con noi la celebrazione dell'Eucaristia, per pregare con noi, per celebrare assieme a noi. E vogliamo invocare sul suo apostolato, sul suo ministero, qui in questa porzione di chiesa, ma anche dove, ecco, il Signore nel tempo, nella storia, ci dà di operare le sue infinite benedizioni, perché il Signore ti possa inondare di ogni grazia. Vogliamo pregare per te, Padre Daniele, come per tutti i sacerdoti. Noi preghiamo in modo particolare per i sacerdoti, perché un sacerdote santo riesce a convertire i cuori e riportarli a Dio. E vogliamo chiedere questa santità di Dio anche per te, Padre Daniele, per noi sacerdoti, perché oggi più che mai e con il nostro apostolato possiamo essere sostenuti dalla grazia di Dio. Vogliamo accogliere anche Padre Bernardo, che in questo mese di luglio è venuto a soggiornare con noi nella comunità parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Barcellona e che concelebra insieme a noi questa Eucaristia. Al cuore sacratissimo di Gesù, al cuore immacolato di Maria, vogliamo affidare le tue intenzioni, Padre Daniele, perché il Signore possa benedirle, realizzarle secondo la sua multiforme sapienza e per la tua felicità nel tempo e nell'eternità. Un grazie. Grazie a te, Padre Francesco, e a tutti voi per avermi accolto qui, ecco, per la prima volta che vengo in questa casa di spiritualità per celebrare l'Eucaristia e per stare anche con voi, ecco, per questo momento di preghiera, perché la preghiera più bella è appunto, ecco, il rendimento di grazie, l'Eucaristia. E all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per tutte le nostre mancanze, per tutte le nostre fragilità, per tutte quelle volte che abbiamo ceduto al peccato. Di questo umilmente chiediamo perdono al Signore. Yeah.
Padre sapiente e misericordioso, donaci un cuore umile e mite per ascoltare la parola del tuo Figlio che risuona ancora nella Chiesa radunata nel suo nome, e per accoglierlo e servirlo come ospite nella persona dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alla querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impasta e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li posse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo è voi, speranza della gloria. È Lui infatti che annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. E una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ecco, meglio senza microfono, spero che mi sentite, ho una voce abbastanza squillante, quindi spero, ecco, che giunga a tutti voi. Intanto, prima della mia omelia, volevo salutare le suore di Barcellona, Pozzo di Gotto, che vedo, non avevo visto prima dei saluti, ecco, ne approfitto adesso per i saluti, visto che è da tanto ormai che ci siamo persi, però siamo sempre uniti nella preghiera, ecco, questo almeno è importante. E ancora grazie per avermi ospitato in questa casa di spiritualità insieme a Padre Francesco. E la liturgia di questa sedicesima domenica del tempo ordinario, ecco, ci fa riflettere su alcuni spunti, dalla prima fino alla terza lettura. Non so se avete notato che in questo tempo ordinario, in maniera particolare in questo anno liturgico C, Gesù ci fa toccare la sua parola con mano. In maniera particolare ci sta facendo veramente rivivere tutti gli atteggiamenti suoi nella quotidianità, nella realtà, calati nella realtà. Ecco, dicevo, i vari spunti. Il primo spunto che ci viene da questa liturgia è l'ospitalità. Ecco, avete visto questa prima lettura, il libro della Genesi. Abramo che ospita nella sua tenda tre uomini. È Dio
che fa visita ad Abramo. E infatti non so se avete presente, ecco, l'arte contemporanea, alcuni quadri dell'arte contemporanea dove questi tre uomini che vengono ospitati da Abramo non sono altro che figura della Santissima Trinità. È Dio stesso che pone la sua dimora in mezzo agli uomini, con Abramo, questa alleanza che Dio stesso stipula. E Abramo è abbastanza accogliente, tanto avete visto, ecco, li fa subito accomodare, prepara l'acqua per lavarsi, dà loro da mangiare, ecco, è abbastanza attento in ogni azione. Grande ospitalità di Abramo verso questi tre uomini. E di ospitalità ce ne parla anche il Vangelo di oggi. Gesù che entra nella casa di due donne, Marta e Maria. Ecco, un altro spunto, Gesù che entra in casa di due donne. Voi sapete che nella mentalità al tempo di Gesù, qual era la mentalità nei confronti delle donne? Erano proprio messe ai margini, la donna non era proprio veramente considerata. Eppure Gesù vuole togliere questa mentalità vecchia, potremmo dire anche razzista, per mettere la donna alla pari dell'uomo. L'uomo e la donna sono stati creati da Dio a sua immagine e somiglianza e sono alla pari di fronte a Dio, così come tutti noi suoi figli siamo alla pari di fronte a Dio. Ecco, vedete, due atteggiamenti diversi da parte di queste due sorelle. Marta ospita Gesù, anche lei come Abramo, e però Marta era indaffarata, era impegnata nei suoi molti servizi. Maria invece si è scelta la parte migliore, si è messa proprio ai piedi di Gesù, ascolta le sue parole, ascolta la sua parola con la P maiuscola. Ecco, qual è l'insegnamento che ci deriva da questo Vangelo? Innanzitutto Gesù non è che vuole esaltare la pigrizia, assolutamente no. Gesù vuole che tutti noi ci impegniamo, siamo veramente efficienti. Però Gesù vuole un'efficienza non tanto per fare tante cose, ma nel nostro fare dobbiamo mettere sempre al primo posto Dio stesso. Ecco, Marta si preoccupava delle cose che c'erano da fare, ma se veramente ci guardiamo ognuno nella nostra vita quotidiana, con la vita frenetica che c'è di tutti i giorni, quante cose ci sono da fare nella nostra vita quotidiana? Si corre, si scappa di qua e di là, non si ha nemmeno tempo, potremmo dire, per se stessi, nemmeno tempo per ascoltare gli altri, per ascoltare noi stessi e per ascoltare gli altri, perché si corre. E Gesù invece vuole dire, ecco l'atteggiamento di Maria, non il non far niente, ma fermarsi almeno un attimo durante la nostra giornata per dare spazio al Signore, per far sì che il Signore entri nella nostra vita. E allora facciamo veramente in questa celebrazione eucaristica un esame di coscienza e ci chiediamo: ma io nella mia giornata quanto tempo dedico alla preghiera, a questo dialogo con Dio? Faccio tutto di corsa? Oppure trovo anche lo spazio, il tempo per dedicare 5, 10 minuti, mezz'ora, il tempo che è, quello che abbiamo a disposizione per entrare in contatto con Dio, in dialogo con Dio? Ecco, Gesù veramente ci chiede di fermarci, ascoltiamoci, ascoltiamo Gesù, ascoltiamo la sua parola. Ecco perché tante volte è veramente sono importanti gli esercizi spirituali, i ritiri spirituali,
perché durante, ecco, l'anno occorre almeno 10 giorni, una settimana, 5 giorni per poter riflettere, per poter salire sul monte, ascoltare la parola del Signore. Ecco, Gesù non lo sentiamo nella vita frenetica, nella frenesia di tutti i giorni. Noi lo ascoltiamo Gesù nel silenzio del nostro cuore. E allora, per ascoltare Gesù, dobbiamo anche noi un attimino fermarci, fare così come ha fatto Maria. Si è scelta la parte migliore, ha saputo ascoltare, si è messa lì ad ascoltare Gesù, la sua parola. Ecco l'atteggiamento che Gesù esalta, non il fare tanto per fare. Tante volte anche nelle nostre comunità parrocchiali, lo vedo da me, lo vedo anche in diverse comunità parrocchiali, si cerca di fare, di fare, di fare, però il vero fare è quando si mette veramente al centro di tutto Dio, la preghiera. Ecco la cosa importante. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento di Maria, anche l'atteggiamento di Marta, essere veramente cristiani impegnati nella vita quotidiana, ma nello stesso tempo impegnati a saper ascoltare. Ecco il grande insegnamento che ci deriva anche da questa liturgia, in maniera particolare dal Vangelo di questa 16ª domenica del tempo ordinario. E allora chiediamo al Signore, così come abbiamo pregato prima con l'orazione colletta, che ci dia veramente un cuore mite ed umile per ascoltare la parola di Gesù che risuona nella Chiesa. Noi siamo la Chiesa, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, lì ci sono io in mezzo a voi. E noi siamo più di 2 o di 3 questa sera, e quindi Gesù è in mezzo a noi, perché siamo riuniti nel suo nome per ascoltare la sua parola. Ecco allora che il Signore veramente ci dia sempre questo cuore capace di ascoltare i suoi insegnamenti, capace di ascoltare la sua parola, per essere buoni evangelizzatori, cristiani che sanno portare soprattutto ai più lontani, perché questo è il compito di ogni cristiano, il compito di ogni battezzato, portare ai più lontani, a coloro che sono lontani completamente dalla Chiesa, una parola di salvezza, una parola di speranza. E la nostra speranza è Cristo stesso. E allora chiediamo veramente al Signore che ci dia questo cuore capace di ascoltare e capace di portare a tutti la sua parola. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi e insieme vogliamo professare la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, per noi uomini, per la nostra salvezza, discendi.
accolto come Maria e Marta la presenza di Cristo come ospite, ora eleviamo al Padre la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. O Signore, tu ami chi dona con gioia. Fai che la Chiesa annunci la parola di salvezza nella fedeltà a Cristo e all'uomo. Preghiamo. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. O Signore, tu conosci la nostra incapacità di pregare. Fa che la testimonianza delle comunità claustrali spinga ognuno di noi a dedicare un po' del nostro tempo all'incontro con te. Preghiamo. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. O Signore, tu conosci il cuore dei giovani. Fa che la 28ª giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro sia vissuta da partecipanti con fede, gioia e all'insegna di un consapevole impegno missionario. Preghiamo. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. O Signore, la tua parola risana e conforta. Aiuta quanti vivono momenti di abbandono e di sfiducia, perché si sentono illuminati dalla buona notizia che tu sei per ognuno. Preghiamo. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. O Signore, tu sei maestro di misericordia. L'Eucaristia che celebriamo rivigorista la nostra appartenenza alla Chiesa, al corpo di Cristo. Preghiamo. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua parola. Per i nostri cari, per i nostri parenti, i nostri amici, i nostri benefattori e per quelli che si raccomandano alle nostre preghiere. Vogliamo chiedere al Signore che possa la sua benedizione raggiungerli perché possano sperimentare la sua infinita misericordia. Preghiamo. Padre, ascoltiamo, Signore, la tua parola. E vogliamo raccomandare anche i nostri cari defunti, quanti ci hanno preceduto nella beata eternità. Salvatore, Martina, Giuseppe e tutte quelle persone che hanno trascorso un segmento della loro vita con noi, perché nella dimora di luce e di pace siano accolti dall'amore misericordioso del Padre e di là preghino e intercedono ancora per ciascuno di noi. Preghiamo. Padre, ascoltiamo, Signore, la tua parola. Signore Gesù, ti abbiamo presentato i desideri del nostro cuore con l'umiltà di Maria e con lo slancio di Marta. Esaudisci la nostra preghiera e donaci di continuare a camminare lieti nel tuo nome. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla tua gloria del suo nome, per il benefico di tutta la Santa Chiesa. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio del Cristo hai dato valore e compimento alle tante vittime della legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele e ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa vuole giusta. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati,
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti gli santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il Vescovo della nostra eletta Chiesa, Calogero, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo Gesù, Signore, ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, vogliamo pregare insieme, come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. La pace.
Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Ringrazi, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di ricevere la benedizione, rinnoviamo il nostro impegno di preghiera reciproca, però, Padre Daniele, perché il Signore possa accompagnarci sempre con la sua grazia e in ogni dove poter portare con l'annuncio della sua misericordia. E ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito e per esserti fatto accogliere. Ecco, un po' come la Trinità che si presenta dinanzi alla porta di Abramo, ecco, anche noi ringraziamo il Signore e diciamo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti accogliamo, ti benediciamo dalla casa del Signore, per usare proprio le parole dell'orante. E ti vogliamo assicurare la nostra preghiera, vogliamo darti tre doni. Il primo dono è l'immagine di Gesù confidente, Gesù misericordioso, Gesù della divina misericordia, a cui la nostra fraternità carismatica fa riferimento. E la cosa più importante non è tanto curare una devozione alla divina misericordia. Il culto alla divina misericordia è vero se siamo noi misericordiosi, altrimenti diventa semplicemente un culto sterile, e il Signore ci invita misericordia, io voglio e non sacrificio. Ci ha invitato a due cose: la prima, a quello di stare attenti all'importanza sia dell'azione ma anche della contemplazione, e ti sinceriamo veramente questo nostro dire grazie per questi spunti che ci hai offerto, perché è vero, tanto è vero che tanto la contemplazione quanto l'azione sono necessarie, e quindi grazie anche per averci ricordato che è importante soffermarci, fare momenti di preghiera, salire sul monte, pregare per poi riscendere e essere energici nella grazia di Dio. E allora ti vogliamo dire anche, ancora grazie con un altro segno, che è un libro che abbiamo preparato, un formetto, delle mistagogie. Sono dei segni che ci introducono attraverso un linguaggio semplice alle realtà che troviamo nel creato, e sono le benedizioni grandi che Dio realizza. Basta guardare le meraviglie del creato per dire grazie al Signore proprio per questo suo volerci bene e amarci. Abbiamo detto tre doni, i primi due sono qua, il terzo è questa casa. Sappi che questa è la casa di Gesù, non è nostra, e quindi sappi che è casa tua, un po' come Marta e Maria, che erano avvezze a ricevere Gesù, e Gesù era di famiglia a Betania, era la casa degli amici. Ecco, così sentiti in questa casa, sentiti non con le parole di circostanza, fai come se fosse a casa tua, ma ricordati che non è casa tua, sappi che questa è casa tua, quindi sii sempre benvenuto nel nome del Signore. No. Grazie Padre Francesco, grazie a Padre, non mi ricordo come si chiama, Bernardo, grazie a tutti voi, e come diceva Padre Francesco, oggi mi sono sentito un po' Gesù, ecco, entrato nella casa di Marta e di Maria. Ci vuole, ecco, veramente grande santità per essere come Gesù. Comunque, ecco, grazie per avermi accolto ancora una volta, e come diceva Padre Francesco, ecco, questa è casa tua. Ecco, spero veramente di poter nuovamente tornare per poter condividere anche momenti di preghiera insieme a voi. Grazie. Ecco, grazie. E adesso accogliamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per ricevere la benedizione, ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ci soffermiamo per una pausa di 20 minuti, poi chi vuole si rimane per l'adorazione, il momento della preghiera di adorazione. E un'altra cosa, Padre Daniele, mi ha dato un assist molto. Io suggerisco, oltre ad essere efficienti, bisogna essere efficaci. E ti vogliamo dire grazie anche per la tua efficacia, per il tuo annunciare Gesù nella parola e con la tua stessa vita. Grazie. Grazie.